In quei giorni, quel mese di ottobre, è stato un mese, uno fra i più caldi che mi ricorda. Non c'era mai un giorno di brina. È stato il 28 o 29 quando è successo, la sera, quando sull'imbrunire, il tempo si è tutto, diciamo, nuvolato fortemente, un vento, una borrasca che è tremenda. Ha cominciato alle 6, 6 e mezza, fino alla, dopo mezzanotte, l'una alle 2, tutto un urlo. Non capivi niente, io e il figlio eravamo qua ancora con le bestie, in valle, no? Siamo rifugiati lì in baita, al piano terra, pareva che la baita veniva bruciata via dal vento. Era tutto un urlo, tra la pioggia, le piante che si rovesciavano, i tuoni, e tutto, tutto era un rumore in continuo. Per 5-6 ore. Siamo stati tutta notte sospesi, senza dormire, da restare vivi, con la paura. La mattina, quando è venuto il giorno alle 7, perché a ottobre 7 e mezza, che abbiamo visto, lì mi aveva portato via il tetto della lamiera dell'agroturistico, altri danni in giro, il bosco era distrutto, le strade chiuse. Siamo restati qua ancora qualche giorno, poi con i trattori abbiamo caricato le bestie, portate giù in paese con la forcella a zovo 2-3 giorni a fare il trasloco, perché le strade, la maggior parte, erano tutte chiuse. Quella sera mi ricordo che già ero spaventata perché ero incinta a casa da sola e lui non c'era. Solo per fare la strada dalla fabbrica a casa, sì, che quanti metri? Una decina di metri. 10 metri. Mi sono completamente lavata e dopo a un certo punto è andata via la corrente. Io ero senza il telefono caricato, nessuno dei due telefoni e lui via. Però ho detto, vabbè, vado a letto, tanto cosa vuoi che succeda? Sentivo rumore di sassi, tanto rumore. Sua mamma e suo papà preoccupatissimi che venivano ogni ora a vedere come stavo e che stavano lì a guardare l'acqua. E io dicevo, vabbè, cosa vuoi che sia? Piove, e piove tanto, ma vabbè. E beh, tanto ho detto, adesso vado a letto, dormo tranquillo, al mattino mi sveglio, ci sarà la corrente, sarà tornato tutto come prima. Invece era la morte, cioè come fosse esplosa una bomba, silenzio assoluto, tutta la strada piena di roba per terra, non c'era la corrente. E lì ho detto no, non era solo pioggia. Io invece, io l'ho vissuta con doppia angoscia, perché io lavoravo in hotel in quel periodo, in Valpusteria. E quel giorno mio papà mi ha portato a lavorare nel pomeriggio, perché appunto il giorno dopo avevo parecchio lavoro, onde evitare problemi, perché ci aspettavamo che piovesse, però non ci aspettavamo una cosa così disastrosa. Io infatti ho detto esagerato, esatto. Però vabbè, ok. Mi ha portato a lavorare e poi durante il pomeriggio ha cominciato a piovere sempre di più, e io la sera mi sono trovato che l'albergo era a suo quadro, c'erano problemi anche lì legati a quello che stava succedendo. Marika, che era, avevo il pensiero che lei era a casa da sola, incinta, e non riuscivo a contattarla, perché l'avevo contattata prima, ma aveva il cellulare che è scarico, poi sono saltate le linee. Sì. Riuscivo a parlare solo con mio cognato ogni tanto. Esatto. E quindi io vivevo tutto il caos in albergo, il fatto che entrava acqua dappertutto. Tutto. Cercavo di contattare lei, non riuscivo, mi chiamava anche Tiziano, che è il presidente della regola, perché insomma senti un attimo per avere informazioni su quello che stava succedendo, e quindi per me è stato terribile, perché è stato il senso di impotenza più totale. Era... Anche perché i rumori dell'acqua, delle rocce che rotolano, dei tetti
che penso siano scoperchiati tantissimi tetti, si sentiva veramente tanto. Nel più totale silenzio del resto delle macchine, di tutto, sentiva sto rimbombo spettrale. Io lo sentivo lì da distante, ero distante, mi sentivo proprio distante in tutto, perché avevo lo stesso problema però da un'altra parte, con l'angoscia di lei. Però tu avevi la corrente. Io avevo la corrente, è vero. E poi dopo 2 giorni sono riuscito a ricontattarli. Sono stati veramente 2 giorni che non auguro a nessuno. Quella sera, proprio spaventati dal fatto che potesse arrivare tutta questa acqua e tutto questo materiale, stavamo portando con i tecnici comunali e una ditta esterna incaricata un escavatore grosso già in zona, perché ci immaginavamo che dovesse arrivare questa acqua, queste colate di detriti, quindi volevamo essere pronti ad allontanare questo materiale, perché la volta prima la colata di detriti aveva proprio centrato le case. Mentre eravamo con la ditta che stavamo portando l'escavatore a Villaga, quindi noi c'era la ditta davanti con il camion, con il carrellone, con lo scavatore a bordo e un'auto civetta dietro dove c'ero a bordo io, il titolare della ditta e un tecnico comunale, quando ha iniziato a soffiare il vento. Fra il resto, anche il sindaco si trovava in missione nell'abitato di Villaga proprio perché stava completando il procedimento di evacuazione di quelle 10 famiglie che vi ho detto prima. Quindi né io né il sindaco, quindi le due posizioni apicali preposte alla gestione dell'emergenza, era presente qui in sede dove stiamo facendo la registrazione oggi, è la sede dei magazzini comunali dove c'è la protezione civile, dove c'è il famoso COC, il centro operativo comunale. Fortunatamente ovviamente c'era la dirigente De Paolis e tutta la struttura, ma noi facevamo ponte radio tra Villaga e qui. E alla fine, quando ha iniziato a soffiare il vento, noi ci siamo dovuti riparare con la vettura proprio sotto l'escavatore che era montato a bordo del camion, perché cominciavano a cadere alberi dappertutto. E quindi noi, rinchiusi in questa piccola panda, dovevamo capire cosa stava succedendo altrove, nella città. Cominciavano ad arrivare chiamate dai magazzini comunali. I magazzini comunali sono stati scoperchiati per oltre il 50%, quindi il punto dove si doveva gestire i soccorsi a sua volta era colpito dalla calamità. Cominciava ad arrivare le prime notizie di difficoltà sulla viabilità, di difficoltà ad accedere all'ospedale, di difficoltà a muoverci, e cominciavano ad arrivare tutte queste notizie. Insomma, quindi ovviamente personalmente io avevo anche perso mio padre in un incidente stradale nella Cugliada, dove stavano cadendo tutti gli alberi, quindi ovviamente il mio ricordo è corso subito alla mia famiglia, ovviamente, che era a casa da sola e che nella frazione dove abitavo io era già andata via la corrente, quindi perché tutte queste piante appunto della Cugliada stavano cadendo e stavano cadendo addosso al resto della città. Quindi quello che dico sempre io è che fa l'unico della tempesta Vaia nella città di Feltre, che noi abbiamo avuto queste perturbazioni ventose che hanno fatto cadere piante addosso ad altra componente vivente del tessuto urbano. Non è stato uno schianto di foresta in ambito di foresta, è stato uno schianto di vegetazione arborea in tessuto urbano. Ma quello che rimane comunque interessante della tragedia è l'attivazione della gente normale. Noi diciamo sempre che Vaia ci ha piegati fortissimo, non è probabilmente riuscito a romperci, ma ci siamo rialzati subito proprio grazie all'attivazione di tutta la nostra comunità. Quindi ci siamo risvegliati una grande comunità, cioè io ricordo di persone che davano una mano in qualsiasi maniera, chi in prima persona, chi facendo donazioni, chi portando teli, chi ospitando gente, chi portando un pranzo, così come è stata dal punto di vista della gestione, come dire, umana, un risvegliarsi una grande famiglia, e questo forse credo rimarrà uno dei più bei ricordi di questa esperienza che ho avuto modo di fare come amministratore comunale, dove tu alla fine ti metti a disposizione della comunità, ma probabilmente anche la comunità si mette a disposizione dell'amministrazione laddove c'è bisogno.